per te sono sempre pronta. Per me sei, che bella che sei, amore. Sempre uguale. Sempre due figli o ne hai fatti altri? Perché mi sono fermata a due. Ti sei fermata a due. Per ora, sai. Ma quanti anni hanno adesso? 11. Ah, vedi? E 8. Ah, sono cresciuti, sì, sono cresciuti. Mi ricordo quando eri incinta, amore. Sì. Ti regalo questo filmato dedicato a te e alla tua carriera. Grazie. Questa è la prima intervista, che effetto ti fa? L'intervista è una cosa che ti spoglia e quindi è difficile in pochi minuti far conoscere te stesso e soprattutto il tuo carattere. Ti mando un bacio speciale. Per il film La prima cosa bella, Michela Ramazzotti! Ferma, ferma qui. Di granelli noi che abbiamo preso strade per cercare noi gli anni più belli. Ma siete matte? Secondo alcune perizie sembrerebbe di sì. Grazie, grazie. Prego. Che bello. Allora, tanti film importanti, tanti riconoscimenti, però tu in una tua intervista hai detto: io sono sempre quella ragazza di Borgata, che per me è una cosa bella, cioè una ragazza semplice, una ragazza di una famiglia normale che sognava di fare questo lavoro, sì. E che improvvisamente arriva al grande successo con dei film importanti, d'autore. Sì. Ecco. Ti sei mai chiesta, sei stata fortunata, a parte il talento che hai? Perché poi tu non sei un'ambiziosa, non sei quella che cercava a tutti i costi, no? Tutto è capitato anche abbastanza per caso. Ma sai, capitano delle cose perché poi un po' le cerchiamo, inevitabilmente, le vogliamo. Poi sai, un posto nel mondo a un certo punto lo dobbiamo trovare. L'attrice mi piaceva perché, come hai visto nelle varie immagini, mi piaceva la trasformazione, sì. Mi piace pasticciare, tingere i capelli, fare, tagliare, insomma, usare un po' anche sempre con l'immagine. Quindi mi piaceva l'idea di essere un clown, ecco. E non sapevo bene, perché poi ho capitato che ho fatto l'attrice, però potevo essere una giocoliera di strada, insomma mi è andata bene, sono molto... Però tu volevi fare l'attrice, sì, ovviamente. Sì, sì, sì. In qualche maniera poi devi dire grazie a Carlo Verdone, che l'abbiamo visto adesso, sì. No? Perché Carlo subito ha capito il tuo talento e poi tuo marito Paolo. Paolo, abbiamo fatto dei film meravigliosi, insomma La prima cosa bella è stato... importantissimo, tra l'altro bellissime le immagini del David, ricordo, sì. Benissimo quella giornata. Com'eri emozionata? Avevo un vestito, avevo indossato un vestito che mi aveva regalato Paolo, me l'aveva comprato a Livorno, un vestito di 50 euro circa, comprato al mercatino dell'usato. Mi ha detto: indossa questo, ti porterà fortuna. Ah, bello! E così è stato. In quell'immagine che abbiamo visto. Quel vestito blu. Riusciamo ce l'ho ad avere proprio quel segmento lì, quel sì. Fermo immagine che voglio vedere il vestito? Era un vestitino. Visto che lei lo ricorda così. Non questo, sì. No, no, non quello. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, che ci arriviamo. No, è questo? No. No, è. Vabbè, quando lo trovate, me lo mandate. Nel frattempo, sì, portò fortuna. Quando lo trovate me lo mandate. Intanto però voglio farti vedere delle immagini di un'intervista che abbiamo fatto noi, credo, quando ci siamo conosciuti nel 2014. Sì, sì, sì. Era la prima volta che ci incontravamo. Sì. Allora, rivediamo questo. Eccolo, è questo. Eccolo qua, questo è il vestito. Fatemelo, sì. Vedere, l'abbiamo visto in alto con... ecco qua. Questo cos'era? Sì. Un vestito di paillette? Era di una paillette. Chissà anni chi l'aveva 50. Indossato. Anni 50, non era perfetto, era anche un po' corto. E me l'ho preso in questa bottega dell'usato a Livorno e mi portò fortuna. Però sì, questo, sì, ho detto indossa questo, ho detto mi fido. Grande Paolo. Allora, vediamo 2014, domenica in, quando io ho conosciuto, ho incontrato Michela. Ah. Mi
l'ho riconosciuto, Virgil, tu hai detto questo è mio, farò di tutto per averlo, per prendermelo. Sì, sì, guarda, ero molto sicura. Senti, sentiamo lui che cosa dice di te. Ma io la adoro perché è un genio, una grande artista, è una bellissima, è sexissima, è... però ha un carattere orribile, non me ne passa una, è indisciplinata, però sgrida me. Tu a vederti sei così dolce, sensibile, pacata, ma davvero hai questo carattere che dice tuo marito? Io sono anni che sto lavorando sull'essere pacata, tranquilla, ci sto lavorando da anni, ora lui improvvisamente ha svelato tutto. Allora, sono passati un po' dei anni, sì, da quel 2014. Sì, sì. Adesso voi state insieme da quanti anni? 14 anni, 12 anni di matrimonio. Come avete passato questo periodo della pandemia? Perché insomma questo periodo... Bellissimo! Appunto, io te lo chiedo perché ho letto una tua dichiarazione, sì, dove hai detto bellissimo, ci siamo ritrovati, siamo stati insieme, ci siamo divertiti, siamo stati benissimo, con i nostri figli. Sì, perché per un momento sta succedendo un dramma all'Italia, poi al mondo, ma noi, come tutte le persone che erano in casa, in qualche modo ci siamo messi a fare ginnastica tutti insieme, a ballare, a cucinare. Insomma, è stato un momento dove ho provato sollievo, perché non ero comunque costretta a rispondere al telefono, non ero costretta a fare delle cose magari a volte anche di lavoro che non ti va di fare, quindi ero in qualche modo sollevata dalle responsabilità lavorative. Poi in qualche modo ho riflettuto anche sul fatto di che hanno preso due parole molto importanti della nostra vita, come positivo e negativo, hanno preso due sfumature molto diverse. Adesso la parola negativo è quasi un sospiro di sollievo, la parola positivo invece ha qualcosa a che fare con il terrore, no? Cioè, in un anno e mezzo queste due parole importanti hanno... Assolutamente. Ci hanno un po'... Noi siamo sconvolto. Qui poi oggi per presentare... A parte che hai fatto 3 film, no? Sì, sì, ho lavorato nel 2020 tantissimo. Con sì. Quali difficoltà durante la pandemia? Beh, soprattutto un film che avevo terminato, l'hanno dovuto interrompere proprio a marzo, durante la pandemia del 2020. Noi siamo tornati a casa, impauriti, col film interrotto, che dovrà uscire più là un altro film. Poi abbiamo ripreso con tutti i protocolli, tamponi, mascherine, eravamo un po' storditi da questo nuovo modo di lavorare, ma silenzio, per fortuna... Silenzio, per favore, io vi chiedo un po' di silenzio, se è possibile un po' di silenzio. Per fortuna però nel nostro lavoro questi protocolli ci hanno aiutato e abbiamo continuato a fare film. Se fai un giro, insomma, per Roma, Roma è piena di camion del cinema, e io oggi mi trovo qui a presentare per la prima volta dopo tutto questo tempo un film che uscirà finalmente nelle sale, ed è una grande emozione perché abbiamo bisogno della collettività, di vedere i film tutti insieme, di vederli al cinema, di andare ai concerti, abbiamo bisogno di veramente di sentirci di nuovo vivi, abbiamo bisogno degli altri. Non so. Mandiamo un pezzettino di questo film che si chiama Maledetta primavera. Come la canzone. Come la canzone di Loretta Goggi. Voglia di stringersi poi. Vino bianco, fiori, vecchie canzoni. È grande. No, se si separano, tu con chi vuoi andare? Con mamma o con papà? Papà. Io voglio venire con te. Che penso a te. Perché va papà ogni sera? Perché non sta bene con noi. Ma io che sono pazza, che cerco di cambiarlo. Non parli mai delle tue cose. Perché tu con me ci parli. È la storia, innanzitutto è un'opera prima di una donna, di Elisa Amoruso, ed è
Lei parla una storia, un romanzo di formazione della nostra protagonista Emma Fasano, che è una ragazza che avrà secondo me una carriera molto longeva perché è bravissima. Brava. Anche Jelati e Giampaolo Morelli. E Elisa Moruso ha fatto quest'opera prima, me l'ha raccontata, era il 2019, insomma, noi l'abbiamo girato addirittura a prima della pandemia, a settembre del 2019, quindi insomma è passato giusto in tempo. Giusto in tempo. Che poi anche prima di marzo, voglio dire, esatto. Già a febbraio. E quindi parla di una famiglia scombinata con dei genitori che sono molto immaturi, che sono presi da dinamiche amorose ancora dopo tanti anni di matrimonio. Quindi questi figli sono più maturi di loro, molto più in gamba. E questa figlia è in contrasto con questa mamma che è un po' la mania del controllo, però anche allo stesso tempo un controllo che è... che poi lo devia sempre sul marito, quindi controlla lei, ma poi controlla un po' l'esaurimento nervoso. Negli anni poi 90 era una parola che si usava molto. Sì. E poi però alla fine questa protagonista riuscirà in qualche modo a spostare l'attenzione non più verso i genitori, ma verso una ragazza, Sirley, dove insomma continuo a spoilerare. Non esatto. Raccontiamo tutto. Per cui dal 3 giugno, in tutta Italia, finalmente si ricomincia. Guarda, non mi sembra vero, ti devo dire la verità. Anch'io ho fatto praticamente una stagione dove non ho presentato nessun film. L'ultima intervista per un film, ricordo, era quella di Carlo Verdone, che venne a presentare il suo film e poi la sera dopo dovevamo andare tutti all'Adriano alla proiezione, no, per il pubblico, e tutti quanti così invece hanno chiuso tutto. Sì. Per cui non mi sembra vero, ma anche per noi, insomma, sì. Per noi addetti ai lavori, sì. Per voi che ricominciate, per tutti i lavoratori dello spettacolo. Quando andavamo a promuovere i film eravamo sempre un po'... Sì. Devo andare a promuovere il film, invece adesso c'è la felicità di andare a promuovere. Assolutamente, guarda, ma sono io la prima ad essere felice. Ti faccio una domanda: come hai spiegato ai tuoi bambini quello che stava accadendo? Beh, perché è una cosa, sì, no? I miei ragazzi sono comunque hanno un'età che non sono piccini, non sono neanche grandi, ma sono comunque Jacopo va in, anzi li saluto, ciao Jacopo, ciao Anna. Jacopo è in prima media e Anna è in seconda elementare. Ciao Jacopo e la bambina Anna. E pure il papà. Ciao Paolo. Ciao Paolo. Baci a tutti, Salutiamo tutti contenti oggi, siamo contenti. Dai. Poi tra poco andremo in onda con i tuoi bambini con lo Zecchino d'Oro, per cui continuate a guardare Rai 1. Finalmente adesso, dovevamo farlo, poi non l'abbiamo fatto per la pandemia, dovevamo farlo dall'Antoniano di Bologna, poi invece io sono qui oggi e Carlo Conti sarà l'Antoniano. Però l'importante, insomma, mantenere questo appuntamento dello Zecchino d'Oro per i bambini, perché è importante. Comunque i bambini sono maturi, hanno capito tutti. Ricominciare un po' di normalità, Michela. A me è tanto mancata la normalità. Adesso però, non so a te, io comincio a apprezzare quelle piccole cose che prima, un aperitivo con le amiche, mi sembra chissà quale cosa. Sembra un rave. È vero? Sì. Adesso, oggi come oggi. Allora, voglio mandare questo ultimo filmato, Davide di Donatello, dove ovviamente c'eri anche tu, però è un omaggio che noi vogliamo fare alla grande Sofia Loren. Che effetto ti ha fatto vederla? Tu eri lì, ho visto, ti hanno inquadrato. Molto emozionante. Vero? Perché grande... fan da sempre della Loren, tra l'altro è salita sul palco con suo figlio e ho avuto davanti tutti i suoi film, li ho visti tutti. Immensa. Io poi l'ho amata tantissimo in una giornata particolare di Ettore Scola, che il giorno prima dell'11 maggio era il 10, Ettore Scola avrebbe compiuto 90 anni. Ma pensa. Non grande è stato Ettore detto Scola. Questo, non mi pare sia Lo stato io. Ricordato, hai fatto bene a ricordarlo. E quindi vederla lì è stato emozionante perché... Sofia ci segue sempre. Una grande icona e fonte di grande ispirazione per tutte noi, da sempre. Allora Sofia, questo è per te. La miglior attrice protagonista. Apro la busta. Il premio va a... Sofia Loren per il film La vita davanti a sé.
Forse sarà il mio ultimo film, questo non lo so, ma dopo tanti film ho ancora voglia di farne uno sempre bello e con una storia meravigliosa, perché io senza il cinema non posso vivere assolutamente. Grazie. Sofia, è proprio tuo figlio che ti consegna il David. E poi lei è immensa, una diva, no? Oscar, tutta, è una donna di una semplicità e di una normalità. E aveva veramente, si sentiva la sua emozione, eravamo tutte con i lucciconi, veramente. Allora saluto Sofia, deberrò io da te, visto che ormai le nostre serate con le pizzelle napoletane non le facciamo più, verrò io a trovarti dove sei e te li cucino io questa volta. Un bacio grandissimo. Allora, dal 3 giugno, maledetta primavera, in tutte le sale cinematografiche. No. Lo posso dire finalmente? Finalmente, è un anno e mezzo che non lo dico. Di urlare. In tutte le sale insieme, dillo tu! In tutte le sale cinematografiche! Grazie di giugno, no? 3 giugno, grazie mille. Grazie a te. Grazie, buon lavoro, buon tutto. Buona